si sente? Direi di sì. Allora intanto io e tutti quanti voi, prima di iniziare di dire due parole però, la storia di un sogno che diventa realtà, quella di un ragazzo. Allora intanto per favore di qua. Io mi sposterei. Sì, ho capito, ragazzi. La domanda sta qua. Reggio Emilia, prima città nel mondo ad intitolare una piazza Kobe Bryant a sua figlia Gianna, e questo è il nostro modo per celebrare il legame di amicizia, di amore tra Kobe Bryant e Reggio Emilia per la sua esperienza in alcuni anni della sua vita nella nostra città. Kobe è stato uno di noi e Kobe resterà sempre uno di noi. Well, we spent almost 3 years together in Reggio, from 9 to 13, 12, 13, late 12, 13. And, well, things were absolutely normal, like in any, you know, countryside, small town, Italian small town. So life was very easy. Everything was about basketball, of course. So we were spending 90% of the time in the gym playing for the youth team, or just, you know, on the backyard of my house for practice. Io ho allenato Kobe per un anno nel 1989, ho il ricordo di un ragazzino per bene, di un ragazzo calmo, di un ragazzo educato, perfettamente integrato con i suoi compagni. Fuori dal campo era molto così, un bimbo molto adulto già, un bimbo che pensava già a diventare un giocatore professionista nonostante la giovanissima età, e non dava molto spazio alle distrazioni normali dei ragazzini di quell'età, ecco, diciamo. Ricordo di averlo accompagnato in un torneo a Forlì dove c'erano ancora i canestri bassi, quelli da mini basket, che lui non aveva praticamente mai modo di utilizzare perché noi giocavamo già con i canestri alti, e lì abbiamo visto le sue prime schiacciate probabilmente. I guess Kobe was univocal. I mean, the basketball player, the Mamba, the superstar, and then there was another person, which was Kobe, the man, the guy, the boy, and the two persons were very different, because Kobe, as a player, was searching and for perfection, always searching for perfection, and he just wanted to get better and better. And Kobe as a person was a typical and absolutely gorgeous friend.